Mister, 120 minuti di battaglia, credo tanto rammarico per averla riagguantata, ma non essere poi riusciti a completare quella che sarebbe stata un'impresa visto come si era messa inizialmente la partita. Sì, l'impresa no, perché era nelle nostre corde poter portare via un risultato positivo, poi un pareggio comunque è un risultato sulla carta positivo, ma in questi, cioè, non ce lo siamo meritato durante l'anno, quindi l'Arbe si è meritata e aveva 2 risultati su 3. E abbiamo iniziato la partita molto timidi e con poco coraggio, non era la nostra solita squadra aggressiva come quella che è stata il secondo tempo, anche nei supplementari 10. E poi diciamo, il carattere, la volontà, giocando con le 3 punte, abbiamo rischiato un po', ma ecco, siamo stati bravi, coraggiosi soprattutto, più che bravi, perché poi il coraggio come ci ha premiato a rimettere in piedi la partita. Poi, secondo me, l'inerzia della partita era tutta dalla nostra parte, c'è stato l'episodio, ma non per una scusa, talmente insomma, un fatto oggettivo dell'espulsione, della doppia ammonizione, delle conseguenze dell'espulsione, quindi ci ha un po' penalizzato perché abbiamo perso un uomo in un momento di grande spinta. Però dai, in bocca al lupo all'Aquila e complimenti all'Aquila perché è una buona squadra. Stefano Recanati, tifo sei. Buonasera, eravate venuti all'Aquila soprattutto, se si ricorda, avevamo detto che Roma City era una delle deluse di questo campionato, eravate arrivati qui anche per invertire questo trend, delusione della stagione, non ci siete riusciti, l'ha detto, è stato un avvio di gara molto timido, ma anche il modulo di inizio gara era un modulo un po' diverso rispetto a quello che si è visto ultimamente, è anche un modo per iniziare un lavoro futuro su questa squadra, è una stessa domanda che poi giro al Presidente se posso, se questo è anche un modo per ripartire da qui. Ma noi, Con Agenda Novizi in partita. Geno Maurizi sicuro è confermato, ha fatto un buon lavoro, non era facile per una squadra fatta in pochi giorni, che come sapete noi eravamo retrocessi. Comunque oggi abbiamo incontrato una grande squadra, eravamo consapevoli che l'Aquila per noi, anzi, era la squadra più forte che abbiamo incontrato.